Il 2023 vedrà la parola fine sulla vicenda Saba, lo ha annunciato il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti durante la tradizionale conferenza stampa di Natale insieme alla sua giunta. Sicuramente nei primi mesi del 23 noi dovremo arrivare a una definizione del percorso, questo l'abbiamo detto e vogliamo farlo, di una situazione molto complessa. Dentro la vicenda Saba, che nella sua complessità però troverà una definizione di scelta all'inizio del 23. Però nel frattempo non siamo rimasti fermi perché stiamo implementando i parcheggi a Corona, sto pensando al Massarotti, sto pensando al completamento sì del parcheggio della stazione che ha avuto dei ritardi legati a tante cose, pensate che l'abbiamo iniziato nell'anno della pandemia e immediatamente si è fermato per diverso tempo il rialzo dei prezzi, insomma, ma abbiamo voluto fare un investimento ancora più grande rispetto al progetto iniziale, portare da un piano a due piani, ma pensate alle navette, in particolare quella che partirà a gennaio, che collegherà il Piazzale Azzurro d'Italia con l'università, con il centro, quindi parcheggi a Corona come quello di Via Mantova collegati anche da navette, il parcheggio Lucchini, quindi stiamo completando anche i parcheggi a Corona servendoli attraverso delle infrastrutture che conducono in centro, ovviamente le infrastrutture della mobilità sostenibile ci sono tutte. Una cosa che può essere...